design è un connubio che da qualche anno noi stiamo cercando con impegno di portare avanti e ci vede partecipi e impegnati su un percorso di approfondimento e di ricerca e anche di innovazione nella materia ceramica. Normalmente la materia ceramica viene vissuta come un prodotto per usi funzionali. In realtà noi siamo convinti che con le tecnologie e con l'apporto di validi designer si può ottenere una superficie di grande effetto, capace di dare delle emozioni e del tutto degna di essere fregiata del nome di design. Da qualche anno siamo presenti in manifestazioni non dedicate al settore della ceramica, ma dove il design si esprime a 360 gradi. In particolare a Milano, durante la settimana del Salone del Mobile, ma anche in altri eventi internazionali dove spesso ci troviamo ad essere forse la sola e unica azienda ceramica che presenta installazioni. Torino si innesta quindi in questo percorso perché quest'anno Torino, essendo la capitale del design, secondo noi era un'occasione imperdibile, straordinaria per incrociare questi 300-500 eventi che ci sono durante questo anno e capire cosa e come viene espresso il design in tutte le sue forme. Il nostro ruolo è quello di fare vedere che la ceramica esiste. La ceramica, il Grace porcellanato, non è solamente un prodotto industriale, ma è un prodotto che ha una sua anima, ha una sua fortissima personalità ed è del tutto in grado di dialogare anche con il resto degli ambienti, design ma anche gli ambienti stessi di un ambiente solituoso come la Reggia stessa. Abbiamo deciso di presentare il nostro materiale, un prodotto realizzato con una nuova tecnologia, il prodotto si chiama Lea Max, attraverso un'installazione. Come dicevo prima, ci piace fare vedere il prodotto nel suo uso naturale, nella sua espressione non artefatta ma calato nella situazione reale. Quindi cosa meglio del cortile della Reggia di Venaria per poter presentare un'installazione con una valenza di arredo urbano. Un arredo urbano che sa integrarsi perfettamente con lo stile e un'architettura del passato, sontuosa, assolutamente solenne, e un prodotto ceramico, appunto Lea Max, realizzato per creare un momento di relax, adatto a gestire delle superfici su cui ci si può sedere, in cui ci si può accomodare e spendere qualche momento di relax. Il dettaglio rilevante è che appunto il materiale impiegato sono lastre di soli 3 mm di spessore, di dimensione 1 metro per 3, quindi delle superfici uniche, e le panche che si vedono hanno questa ampiezza e sono tutte di un pezzo, hanno un pezzo come top, un pezzo come fianchi e quindi hanno una linea estremamente pulita, esile, leggera e sono prodotti indistruttibili. Quindi questo nuovo materiale che è stato impiegato è assolutamente inedito nella ceramica perché coniuga le grandi prestazioni tecniche con una superficie che normalmente non è disponibile per materiali industriali. La collezione realizzata con questa tecnologia si chiama City ed è l'estensione di una collezione già presentata ad aprile durante il Salone del Mobile di Milano, ma sui formati tradizionali. Abbiamo deciso di riproporre questa traccia grafica stilizzata che è una maglia di una città continua su tutta la superficie come segno di contemporaneità. La mission di Lea Ceramica è quella di creare una ceramica appunto per superficie, una ceramica diversa, riconoscibile, che lascia una traccia, una ceramica che possa segnare il percorso, i luoghi e che possa anche quindi regalare delle emozioni.